Andiamo avanti come regione negli investimenti per garantire la sicurezza alimentare e la salute dei cittadini. Queste le parole del governatore del Veneto Luca Zaia oggi pomeriggio a Buttapietra, nel posare la prima pietra della nuova sezione diagnostica di Verona dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Il nuovo edificio ospiterà principalmente laboratori, uffici e aule didattiche, ha riferito il professor Daniele Bernardini, direttore generale dell'istituto. Zaia ha voluto sottolineare l'importanza sociale scientifica dell'Istituto Zooprofilattico in una regione come il Veneto, che è la seconda agricoltura d'Italia, e in particolare si è soffermato sul ruolo della futura sezione di Verona, prima provincia veneta dell'agroalimentare. I primi a beneficiare di questo servizio saranno le aziende agricole, gli allevatori, l'industria agroalimentare in generale. Pensi solo che in Veneto abbiamo 160.000 aziende agricole, un fatturato di oltre 6 miliardi di euro e con circa 350 prodotti tipici. Devo dire che Verona ne fa la parte del leone, perché è la prima agricoltura in Veneto per numeri, per qualità e soprattutto per fatturato. La nuova sezione diagnostica di Verona, secondo le previsioni, sarà pronta nel giugno del 2018.